Ciao e benvenuto o benvenuta all'interno di questo nuovo video dove andremo a vedere 5 strategie che nessuno probabilmente ti ha mai detto sulla nostra igiene del sonno. Quindi più in particolare andremo a vedere cosa possiamo fare nel concreto per andare a dormire meglio. Infatti, quando si parla di igiene del sonno, una delle domande più gettonate è sicuramente quella del cosa posso fare per dormire meglio, cosa posso fare per dormire bene. Infatti, dormire bene ovviamente è fondamentale per una corretta salute psicofisica, tanto che il sonno appunto viene spesso considerato da molti come uno dei pilastri fondamentali della salute, ma il modo in cui invece piace vedere a me il sonno non è quello tanto di vederlo come uno dei pilastri della salute, ma a vederlo come il pilastro che sta alla base degli altri pilastri. O per dirla meglio, vederla come il terreno sulla quale poi si reggono gli altri pilastri. Questo perché ovviamente possiamo fare l'esercizio che vogliamo, alimentarci come vogliamo, adottare qualsiasi strategia antinfiammatoria di gestione dello stress, ma se poi non siamo in grado di avere un sonno veramente ristoratore, che ci rigenera, che ci consente di recuperare dal punto di vista fisico e mentale, beh, stiamo buttando direttamente al cestino tutto quello che abbiamo fatto con gli altri pilastri. Quindi se prima non riusciamo a curare la nostra igiene del sonno, e più in particolare la qualità del nostro sonno e non solo la quantità, non riusciremo poi a ottenere i risultati che desideriamo anche negli altri pilastri. Tanto che ovviamente una corretta igiene del sonno, una buona qualità del sonno è stata correlata da migliaia di studi ovviamente a migliori performance mentali, quindi energia mentale, energia fisica, performance fisiche, riduzione degli infortuni. È stato correlato poi a tutto anche alla sfera del dimagrimento, l'alimentazione, perché se dormiamo male i nostri flussi ormonali vengono sballati e quindi abbiamo più difficoltà a dimagrire, a perdere peso. Ovviamente se dormiamo male aumentano i nostri livelli di infiammazione generale, quindi aumentano tutti i sintomi dello stress, dell'ansia e dell'infiammazione che ci portiamo dietro, ma ovviamente una delle equazioni che a me ha sempre lasciato più perplesso è una ed una soltanto, ovvero che meno dormi, meno vivi. Cioè c'è proprio questa equazione lineare dimostrata da vari studi scientifici che correlano appunto una scarsa qualità e quantità del sonno durante l'arco della vita ad una maggiore probabilità di morte. Quindi capisci quanto sia veramente fondamentale curare la nostra igiene del sonno. Bene, ma cos'è l'igiene del sonno? Ma soprattutto, stai già dormendo bene? Stai invece dormendo un po' meno bene? Andiamo a vedere prima queste cose e poi entreremo più nel dettaglio sulle 5 strategie pratiche per andare a dormire meglio. Per igiene del sonno non si intende nient'altro che una serie di strategie, una serie di metodiche, di abitudini più che altro, che possiamo andare ad implementare nella nostra vita, nelle nostre giornate, con l'obiettivo ultimo di migliorare la nostra qualità del sonno. Infatti, attenzione che per igiene del sonno non si intende solo la quantità, ma si intende invece più che altro l'equilibrio tra qualità e quantità. Infatti, non è necessariamente vero che dormire di più, quindi dormire le canoniche 8-9 ore, sia indice di una buona igiene del sonno. Anzi, molto spesso capita a persone che dormono addirittura 9 ore, ma con una pessima qualità, magari si risvegliano durante la notte, magari fanno fatica ad addormentarsi o soprattutto si svegliano stanche. Quindi magari hanno dormito un buon quantitativo di ore, ma con una pessima qualità. Sarebbe molto più intelligente, molto più produttivo e performante per il nostro corpo andare a dormire magari meno ore, come 7 ore e mezza, dove però all'interno abbiamo una grossa qualità del sonno, una buona qualità del sonno. Quindi per igiene del sonno si intendono delle abitudini che sono in grado di andare ad aumentarne questa qualità. E la cosa interessante è che poi in realtà quando noi riusciamo a ottimizzare la qualità del nostro sonno, la quantità ne va di conseguenza. Il nostro corpo, il nostro organismo tende a regolare la quantità da sé. Se vuoi approfondire meglio questo concetto, ti lascio qui il video da qualche parte di uno degli ultimi video che ho fatto, dove ti parlo di un esperimento che ho fatto sulla mia igiene del sonno e dove ti parlo appunto di questo. Bene, quindi questo era quanto riguardava l'igiene del sonno, ma nel concreto, stai dormendo bene? Come facciamo a sapere se stiamo dormendo bene? Bene, ora ti faccio 5 semplici domande a cui devi dare una risposta secca, che può essere o sì o no. Se vuoi puoi anche scrivertele in modo da ripeterle poi nel tempo e vedere se la tua qualità del sonno cambia in qualche modo. La prima domanda è questa: vai a dormire e ti svegli sempre o circa sempre allo stesso orario? Seconda domanda: quando ti svegli, ti senti fresco e riposato oppure senti di essere più stanco del giorno prima? Domanda numero 3. La notte riesci a dormire senza nessun problema oppure ti svegli frequentemente e costantemente ogni notte durante il tuo sonno? Domanda numero 4. La mattina saresti pronto, sei pronto ad affrontare la giornata senza nessun problema, pieno e carico di energie? Domanda numero 5.
sei in grado di funzionare bene, di performare bene nella prima parte della giornata senza bisogno di assumere nessun tipo di caffeina, quindi caffè o qualsiasi altro integratore? Ecco, se hai risposto sì a tutte e cinque le domande, allora puoi anche chiudere il video perché vuol dire che stai dormendo benissimo, altrimenti se hai risposto no alla maggior parte di queste domande, molto probabilmente devi andare a mettere in pratica quello che sto per dirti. Infatti ora andiamo a vedere cinque strategie pratiche che puoi implementare sin da subito, sin da stanotte, per andare a migliorare la tua igiene del sonno. La prima strategia, ne ho parlato anche nel video dell'esperimento di 30 giorni sul mio sonno, è quello di rispettare i cicli di 90 minuti. Devi sapere infatti che il nostro sonno è diviso in fasi. Abbiamo la fase di addormentamento, poi abbiamo fase 1, 2, 3 e 4 e poi abbiamo la fase REM. La fase 1 e 2 rappresentano le fasi di sonno leggero, la fase 3 e 4 rappresentano le fasi di sonno profondo. Messi insieme, dalla 1 alla 4, rappresentano le fasi non REM e poi abbiamo invece la fase REM, ovvero Rapid Eye Movement, dove i nostri bulbi oculari iniziano a muoversi rapidamente nel sonno. Ecco, quello che molti pensano è che queste fasi durino per tutto l'arco della durata del sonno, cioè da quando vado a dormire a quando mi risveglio, si pensa che abbiamo alternato queste fasi una sola volta, quindi iniziamo con la fase di addormentamento, ci risvegliamo che abbiamo appena finito la fase REM. In realtà non è così. Queste fasi, sì, è vero che si alternano, ma in realtà durano solo circa 90 minuti, minuto più, minuto meno. E quello che succede è che durante il nostro sonno queste fasi finiscono e riniziano a cicli di 90 minuti, cioè si ripetono, iniziano, finiscono e riniziano senza che nemmeno noi ce ne accorgiamo. Quindi la prima regola si basa proprio sul conoscere questo principio, ovvero rispettare i cicli del sonno. Nel pratico cosa vuol dire? Significa che noi non dovremmo mai svegliarci la mattina nel bel mezzo di un ciclo del sonno, perché se noi ci svegliamo quando siamo in fase 3, in fase 4, quindi nel sonno profondo o ancora peggio nella fase REM, il risveglio sarà estremamente traumatico. Non so se hai presente quel risveglio con la sensazione di stanchezza, di pesantezza mentale che sembra che ti ha appena attraversato un tir, ecco quello perché ti sei svegliato nel mezzo del sonno profondo o della fase REM. Quello che invece dovremmo fare per aumentare la qualità del sonno, ma soprattutto per svegliarci con un po' più di lucidità mentale, è quello di svegliarci nelle fasi di sonno leggero, quindi nella fase 1 o al massimo nella fase 2. E per farlo, la cosa più intelligente che possiamo fare è mettere la sveglia ragionando a cicli di 90 minuti. Cioè, nel pratico significa sostanzialmente che noi dovremo dormire sempre o 90 minuti, quindi un'ora e mezza, o 3 ore, o 4 ore e mezza, o 6 ore, o 7 ore e mezza, o 9 ore. Ovviamente l'ideale sarebbe dormire o 7 ore e mezza o 9 ore, rimanere in questo range. E quindi il consiglio pratico che ne viene fuori è che tu puoi impostare la sveglia oppure decidere di andare a dormire ragionando secondo i cicli di 90 minuti. Cioè, se so che mi devo alzare alle 7 e mezza di mattina e voglio dormire 9 ore e quindi fare 6 cicli di sonno completi, significa che dovrò andare a letto all'incirca alle 10:30, magari andare 10-15 minuti prima in modo da lasciare il tempo di addormentamento. Ma così so che io quando mi risveglio, quando la sveglia suona, molto probabilmente mi trovo alla fine del sesto ciclo o al massimo all'inizio di quello successivo, ma comunque mi trovo in delle fasi di sonno molto più leggero e quindi il risveglio sarà molto più naturale e meno traumatico. Ora il mio consiglio è quello di provare, di sperimentare, ti lascio sempre qui il link dell'esperimento che ho fatto, ti invito a riproporlo anche tu, è quello di sperimentare di quanto sonno ha bisogno il tuo corpo, è meglio 7 ore e mezza o è meglio 9 ore. Ovviamente la cosa che non dovresti fare è mettere la sveglia dopo 8 ore e un quarto, dopo 8 ore e mezza, perché altrimenti ti svegli quando sei nel pieno del sonno profondo o ancora peggio nella fase REM. Quindi regola di 90 minuti molto importante. Il secondo punto, la seconda regola, è quella della regolarità. Forse questa è la regina dell'igiene del sonno, la regola regina, che associata, se associata alla regola di 90 minuti, già queste due regole da solo possono completamente stravolgere la tua igiene del sonno. La regolarità, la regola della regolarità significa semplicemente rispettare degli orari non solo di risveglio ma anche di addormentamento, cioè andare a dormire e svegliarci grosso modo sempre alla stessa ora. Quindi non oggi vado a letto alle 10:30, domani a mezzanotte, l'indomani alle 11, poi all'una, domani mi sveglio alle 6, poi alle 8. No, questo è un casino, stiamo andando a sballare i nostri normali ritmi sonnoveglia, i nostri ritmi circadiani.
Se invece riusciamo ad essere regolari, riusciamo a regolarizzare tutti i flussi ormonali e i nostri ritmi circadiani. E quindi in questo modo il nostro corpo riesce a capire bene quando è ora di dormire, quando è ora di svegliarsi, quando produrre melatonina, quando produrre cortisolo, quando produrre tutti i suoi flussi ormonali. Quindi la regolarità, andare a dormire e svegliarci grosso modo sempre alla stessa ora, è una regola fondamentale per andare a migliorare la nostra qualità del sonno. La terza strategia ha a che fare con il nostro respiro. E più in particolare ha a che fare con delle funzioni fisiologiche che durante la notte, o meglio prima di andare a dormire, dobbiamo essere in grado di controllare. Mi spiego meglio, noi quando andiamo a dormire, per avere un sonno di buona qualità, tendenzialmente devono succedere tre cose, ovvero deve ridursi la frequenza cardiaca, quindi i battiti del nostro cuore devono rallentare, devono calmarsi. In secondo luogo si deve verificare una riduzione della temperatura interna del nostro corpo di circa 1-2 gradi. In terzo luogo dobbiamo essere in grado di ridurre gli stati di mind wandering, cioè quello che la scienza chiama il default mode network, cioè quello stato della nostra mente per cui iniziamo a vagare, a rimuginare nei nostri pensieri. Ecco, se andiamo a letto con uno stato, con un default mode network troppo alto, quindi se stiamo continuamente rimuginando sui nostri pensieri, molto difficilmente riusciremo ad addormentarci, mentre prima di andare a dormire dobbiamo essere in grado di calmare questo stato e quindi andare a letto con un po' più di tranquillità e lucidità mentale. E perché ti ho detto che la terza strategia ha a che fare con il nostro respiro? Beh, perché il respiro è quell'unica funzione fisiologica autonoma, ma che siamo in grado di controllare, che ci consente di agire su questi tre parametri. E più in particolare, controllando il nostro respiro, e nello specifico andando a ridurne l'intensità e la frequenza, siamo in grado di assecondare tutte queste tre funzioni. Quindi siamo in grado di ridurre la frequenza cardiaca, di ridurre la temperatura interna e di ridurre il nostro default mode network, cioè quello stato di mind wandering in cui rimuginiamo sui nostri pensieri. Un esercizio molto pratico è quello della respirazione quadrata, che consiste nel far durare le quattro fasi del nostro respiro per lo stesso numero di secondi. Quindi inspiro, ad esempio, per 4 secondi, trattengo l'aria per 4 secondi, espiro in 4 secondi, quindi butto fuori l'aria e rimango in apnea senza aria per 4 secondi. Quindi, ora facciamolo insieme, dovrebbe essere una cosa del genere. Trattengo 4 secondi, butto fuori in 4 secondi e rimango in apnea senza aria per 4 secondi. Ora, se 4 secondi sono troppo, se ti dà fastidio soprattutto la fase di apnea, puoi ridurre la tempistica, quindi farlo con 3 secondi o con 2 secondi. L'importante è che riporti il controllo sul tuo respiro, rallentandone appunto la frequenza e l'intensità. In questo modo vai a calmare il default mode network, vai ad abbassare la frequenza cardiaca e a ridurre la tua temperatura interna. E ti assicuro che se metti in pratica questo piccolo esercizio di respirazione, riuscirai ad addormentarti prima, ma soprattutto ad avere un sonno di maggiore qualità. La quarta e la quinta strategia hanno a che fare, sono entrambe legate con quello che dobbiamo fare subito dopo il risveglio. Infatti si dice che una buona igiene del sonno inizia la notte prima di andare a dormire, ma finisce il giorno dopo, finisce la mattina dopo. Infatti ci sono delle cose da fare nei primi 60 minuti dal risveglio, nella prima parte della mattinata, che ci consentono di andare a dormire la sera dopo. E più in particolare le due cose, il punto 4 e il punto 5, sono l'esposizione alla luce e il movimento. Cioè, se noi siamo in grado nei primi 60 minuti dal risveglio di esporci alla luce solare, non da dentro casa attraverso la finestra, ma proprio uscendo fuori, esposizione diretta ai raggi solari e fare una buona dose di movimento, ecco, in questo modo stiamo andando a regolarizzare i nostri ritmi sonnovegli, i nostri ritmi circadiani. Cioè stiamo andando a dare dei chiari segnali al nostro corpo per far sì che lui capisca che in quel momento c'è bisogno di svegliarsi e che quello che è appena finito invece è stato il momento di sonno. Quindi ora c'è il momento di veglia, fra 16 ore ci sarà il momento di sonno. Perché dico 16 ore? Non è un numero detto a caso, ma perché si è visto dagli studi che la produzione di melatonina, che è l'ormone del sonno, o meglio l'ormone del buon sonno, che consente una buona qualità del sonno, inizia ad essere prodotta circa 15-16 ore dopo l'esposizione ai primi raggi solari. Quindi se io mi espongo troppo tardi alla luce solare, inizio a produrre la sera melatonina troppo tardi e quindi magari vado a dormire che ancora non ho accumulato una buona dose di melatonina.
melatonina e quindi ovviamente mi addormenterò più tardi, ma soprattutto la qualità del sonno sarà drasticamente più bassa. Quindi se riusciamo ad esporci alla luce e a fare delle buone dosi di movimento, il che significa una passeggiata veloce all'aria aperta, oppure una routine di stretching in balcone, ai raggi solari, o se devi andare ad allenarti, magari cerca di fare un pezzo di strada a piedi all'esposizione solare. Insomma, esporci alla luce e fare una buona dose di movimento al mattino, nei primi 60 minuti da risveglio, questi sono degli ottimi input che diamo al nostro cervello, al nostro corpo, per regolarizzare i ritmi circadiani, regolarizzare i ritmi sonno-veglia e quindi far capire al nostro corpo che noi la notte seguente vogliamo dormire meglio. E più nello specifico, quando parliamo invece della quinta strategia, quindi del movimento, questo ha a che fare semplicemente con una regola molto basilare che è quella del stancare il nostro organismo. Cioè, se noi attraverso il movimento, l'esercizio fisico, siamo in grado di stancare il nostro organismo durante la giornata, è chiaro che la sera, quando arrivo a sera, il mio corpo necessiterà automaticamente di più sonno, di un sonno di maggiore qualità, perché noi l'abbiamo stancato, quindi lui automaticamente ci richiederà un maggior sonno, o quantomeno una maggiore qualità. Quindi esporci la luce e stancare l'organismo sono due strategie decisamente efficaci per migliorare la nostra qualità del sonno. Bene, ora che abbiamo visto queste 5 strategie, questi 5 grandi pilastri, ti voglio mettere in allerta di una cosa, ovvero che molto spesso può essere controproducente cercare di andare ad introdurle tutte insieme, perché semplicemente in questo modo non facciamo altro che aumentare i nostri livelli di ansia, di stress, perché vogliamo implementare troppe cose in una sola volta. Invece sarebbe molto meglio andare a ricercare quella gradualità, il classico fattore 1%, cioè procedere a piccoli step. Quindi magari oggi inizio esponendomi la luce per 2 minuti, facendo una stretching routine di 5 minuti. Domani inizio ad essere un po' più regolare, fra una settimana inizio a ridurre la sveglia e metterla ragionando a cicli di 90 minuti. Insomma, procedi un gradino alla volta, non cercare di implementare tutte le strategie insieme, altrimenti potresti fare solo un gran casino e magari ottenere i risultati opposti. Invece cerca di essere graduale, cerca di migliorare un gradino alla volta e piano piano cerca di mettere in pratica tutte queste strategie. Per questo video è tutto, sicuramente farò un secondo video con altre 5 strategie, quindi faremo la parte 2. Se non vuoi perdertelo, iscriviti al canale, lascia un mi piace se vuoi supportarmi e attiva la campanella per ricevere le notifiche. Anche per oggi è tutto, io ti saluto e come sempre ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao!